Do you feel the pulse? Ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi, ragazzi, come vedete, siamo sul profilo della Pami. Purtroppo la Pamina non c'è, ancora un po' di febbre, ragazzi, però ci ha dato il via libera per fare un chest opening veramente veramente bello sugoso, ragazzi, perché abbiamo da aprire due bauli leggendari, quindi due leggendarie garantite, ragazzi. Uno lo state vedendo proprio negli slot dei bauli gratis, mentre l'altro, ragazzi, è il baule delle missioni. Porca di quella porca. Direi che per avere un pochettino più di fortunella gli andiamo a fare un paio di partite, ne facciamo una in ranked, apriamo un baule, ne facciamo un'altra, apriamo un altro baule con il suo deck, ragazzi. Come al solito, lei gioca ancora gigante e doppia strega, lo sapete benissimo. Andiamo subito ad aprire con il gigante sulla sinistra. Vedo che Wink T.O. degli Ange apre anche lui sulla stessa linea d'attacco. Con attenzione, un mega sgherro, un estrattore di elisir. Qua vale la pena cominciare a tirare giù il suo mega sgherro nella speranza di riuscire ad avere presto disponibile la seconda strega. Eccola qua, andiamo a piazzare, ragazzi. Strega normale a livello 7, micidiale anche lo spirito del ghiaccio che va a fermare il mini pack. C'è un giant all'11, ragazzi, che sta entrando. La strega va a colpire il suo drago e andiamo con la zappa a togliere i pipistrelli, ragazzi. Meraviglioso il primo attacco micidiale che tira giù la torre di sinistra. Bisogna solo stare un po' attenti a quell'estrattore di elisir. Andiamo a tirarlo via, ragazzi. Troppo pericoloso lasciarlo giù con due estrattori. Dovrebbe giocare un golem, dovrebbe giocare forse un tris di moschettieri, ma sono più propenso a pensare per il golem. Vediamo un pochettino che cosa ha intenzione di fare lui dopo aver piazzato l'estrattore. E descende quindi il golem, ragazzi. Predict abbastanza buona. Non diamogli proprio modo di organizzare bene la difesa, o meglio, diamogli il nostro gigante in pasto in modo da far entrare il golem e farselo con le nostre truppe. Andiamo di strega notturna e anche di strega normale, ragazzi. Assolutamente, assolutamente. Lasciamo pure le nostre truppe sul golem. Anche le truppe volanti vanno già a splittare. Attenzione, il golem, ma non è finita. Non è finita, c'è un mini pega che sta entrando. Spirito del ghiaccio meraviglioso e pipistrelli altrettanto eccezionali nel fermare l'attacco che non ci danneggia così tanto la torre. Possiamo allora spingere noi, ragazzi. Possiamo allora spingere noi di nuovo. Gigante, strega notturna, lasciamo pure. No, andiamo a togliere, ragazzi. Quei pipistrelli danno proprio fastidio. Vediamo se riusciamo ad entrare un po' più di prepotenza. Ok, andiamo a deviare il suo drago e con gli sgherri sopra il mini pecca dovremmo riuscire a togliercelo. Giochiamo anche centrale il giant, ragazzi, per fare subito una grande ripartenza. 30 secondi è un po' poco per lui, secondo me, per cercare di essere preoccupante con questo attacco. O comunque dovremmo riuscire a danneggiare pesantemente la torre. Attenzione però, attenzione, lui ha parecchie carte in ingresso molto molto pericolose. Andiamo a tirare una bella fireball di qua, ragazzi. Bello il suo fulmine, assolutamente niente da dire, molto bello. Potrebbe tirarmi giù la torre, anzi me la tirerà giù, ragazzi, e vale la pena qua respingere con il giant davanti. Golem e giant, ragazzi, vediamo un pochettino che cosa succede. Vediamo se è più veloce il mio giant del suo golem. Qua andiamo con una fireball dai 24 e andiamo a chiuderla, ragazzi, nel sudden death con la zap. Andiamo a tirare giù la torre di destra e ci portiamo a casa il risultato, nonché 15 gemme. Va bene. Direi di andare subito ad aprire la prima leggendaria, il primo baule leggendario. Apriamo quello delle missioni e vediamo che cosa contiene. Il mastino lavico.
Una carta che lei non usa, ragazzi. Mastino Lavico, brutta storia, brutta storia. Si sperava in qualcosa di meglio. Andiamo anche a fargli le missioni per tre moschettieri. Li prendiamo, niente di che, solo quella porca di quella porca. La prima non è andata un granché. Va bene, va bene, va bene. Ci rituffiamo a fare l'ultimo match del video, ragazzi. E poi andiamo ad aprire il secondo baule leggendario. Speriamo che ci sia dentro qualcosa di più bello. Magari mi sblocca il drago inferno che lei ancora non ce l'ha. Non sarebbe affatto male. Andiamo intanto a tappare lo spirito del ghiaccio con il nostro Giant, ragazzi. È buona l'apertura, in realtà è molto buona. Lui apre subito con un golem moschettiere che va sul gigante e direi che vale la pena partire. Oh yes, i suoi sgherri al 12, ragazzi, non sono zappabili. Vediamo se il Giant all'11 entra. Andrei a scaricare giusto per togliere tutta quell'orda, ragazzi. Gigante full vita sotto torre, molto cattivo anche in questo frangente, molto cattivo anche in questo frangente. Aspettiamo pure un attimo, aspettiamo pure un attimo. Vale la pena fare forse così, ragazzi. Vale la pena fare così e vediamo se con la Fireball riusciamo a togliere, esatto, gli sgherri e gli arcieri. La strega notturna, ragazzi, va a colpire. Speriamo che trovi una strega notturna nella prossima leggendaria. Viene palla fuocata, non ci preoccupiamo più di tanto. Peccato che non riusciamo a piazzargli davanti il Giant. Fa niente, fa niente. Rescue! Grazie. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Attenzione, attenzione, attenzione. Riaprirei da dietro di nuovo con il gigante. Molto tranquilla, ragazzi, la giocata. Bisogna andare fin sulla torre per tirarla giù ed eventualmente ripartire. Lui apre con il golem, quindi possiamo come prima stare abbastanza tranquilli, giocare dietro la nostra strega al 7 e... Vediamo se riusciamo ad entrare anche con gli sgherri, in quanto la torre dovrebbe bloccare il mio Giant, ed infatti è così. Bravissimo lui qua a fermare, molto bravo con i suoi sgherri. Direi che ok, la torre va giù, ragazzi, andiamo a fermare il golem anche con il cavaliere. Eventualmente un'altra strega notturna ci può stare e poi andiamo di nuovo, ragazzi, con la Fireball centrale, con la Fireball centrale che prende anche la fuorilegge. Meraviglioso l'attacco, meraviglioso. Strega notturna non ha nessun problema a fermare la fuorilegge. Rispingiamo di nuovo a 47 secondi dalla fine, ragazzi, con un bel Giant davanti. Attenzione alla sua orda di goblin, non c'è nessun problema, la sua gang di goblin per la precisione. 36 secondi, dovrebbe aprire con il Giant sul ponte ed infatti è proprio così, ragazzi, ed infatti è proprio così. Allora andiamo con il cavaliere, seconda strega la giochiamo al fianco della torre e una bella zap per togliere i lancieri. Ci sta tutta, ci sta tutta. Andiamo a fare di nuovo il tappo col gigante, ragazzi, non c'è storia, non c'è storia. Impenetrabile, impenetrabile il muro del gigante. Avanti ancora, avanti ancora lui, già ciccio, bella partita, lo andiamo a ringraziare. E 8 secondi dalla fine, posso già dire che abbiamo vinto anche questa partita. Grande! Beh, ragazzi, io vi ricordo, prima di andare ad aprire l'altro baule leggendario, di lasciare un bel like per questo video del doppio chest opening leggendario. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Dai che andiamo, dai che mi prudono le mani. Non male, ragazzi, non male. Stregone di ghiaccio lo potrebbe portare a livello 3. Glielo andremo a chiedere se vuole fare una modifica nel deck e inserire lo stregone di ghiaccio al 3. Beh, ragazzi, già che siamo qua, ci apriamo anche l'argentino, 92 di gold, 1 grider e 13 luri di cavernicoli. Ci apriamo anche l'orello e poi ci salutiamo, 244 di gold, 4 barili d'ossa, non male, 16 gang di goblin, 19 royale e 5 scaricuccioli, molto molto bene. Beh, ragazzi, io direi che il video può essere finito qua. Vi ringrazio tantissimo per averci guardato, perché parlo anche a nome della PAMI. Anche se non c'è, un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!